dobbiamo fare l'appunto per la missione in Sicilia. Va bene, allora io sto registrando così non mi dimentico, gli audio li sento tutti buoni. Sindaco, se vuole abbassare un attimo la telecamera, la vedo un po' tagliata sul mento. Esatto, perfetto, fantastico, ottimo, siete tutti perfetti. Allora, solo che siamo sempre tutti ripresi online, anche quando non parliamo, quindi ve lo dico, ecco, se dovete fare gesti, bere, fare qualcosa, evitiamo. E magari quando non parli, non intervenite, togliete l'audio gentilmente dal microfono in modo che se ci sono rumori strani non si sentono. E siamo in differita, non in diretta. Questo vuol dire che proviamo a farla tutta dritta come se non ci fossero interruzioni. Se però succede qualcosa per cui suona il citofono, squilla il telefono, dobbiamo interromperci, possiamo farlo e poi io in fase di post-produzione. Taglio, ecco, queste sono le informazioni tecniche, al dottor Pavani in particolare che non è mai stato nostro ospite, quindi interventi più o meno sui 3 minuti, 3 minuti e mezzo, io, non state là col cronometro, ci penso io a controllarvi, se poi andiamo troppo lunghi magari mi inserisco io, ecco, in modo da non eccedere e basta, possiamo partire come da scaletta. Scusi, la durata della registrazione Se stiamo tutti su terminiamo? 3 minuti e sui 25 minuti l'una più o meno. Sì, ma voglio dire, finiamo il tutto perché ora? Per la mezza, come le avevo Oh, detto. Sì, perfetto, sì, sì. Se perfetto. siamo Sì. giusti con gli orari, nessuno si dilunga, sono 20 Bene. minuti abbondanti di registrazione. Bene, bene, bene. Allora, partiamo subito, che appunto mi ricordo che il dottor Pavan doveva poi staccare. Allora, vado. Scusate, non ho segnato gli ospiti. Sindaco di Mussumeli, Giuseppe Catania. Dottor Pavan, non ho segnato la sua qualifica esatta. Le prendo Io nota adesso. sono direttore del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della US 8 Vicenza. E Direttore, mi ripete, scusi, settore. direttore del servizio di igiene degli alimenti e nutrizione. Degli alimenti e nutrizione dell'Ulsotto. Sì, Vicenza. Ok, Pavan, nome era Pierpaolo, tutto Pierpaolo. unito. E poi se serve, ma insomma a me non piace dare i titoli, insomma, sono professore al contratto con l'Università di Padova. E docente. Sì, del Ok. corso di laurea in dietistica. Messo solo docente Università Padova. Giuseppe, Padova. no, no, non dica docente, metta professore al contratto all'Università di Padova, Ok, professore che è contratto. meglio. Il dietista, Giuseppe, servirebbe a noi il dietista. Altro che, vediamo Ok. se. Allora possiamo partire così non perdiamo ulteriore tempo. Io vado, da quando parlo inizio a parlare, siamo in registrazione ufficiale. Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di 12:30 CERV dopo una breve pausa estiva. E diamo il benvenuto ai nostri ospiti e il direttore del consorzio CERV Alberto Soldà, buongiorno. Buongiorno. Il dottor Pierpaolo Pavan, direttore del servizio di igiene degli alimenti e nutrizione dell'Ulsotto di Vicenza e professore a contratto dell'Università di Padova, buongiorno. Buongiorno. E il sindaco di Mussumeli, Giuseppe Catania, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, direttore Soldà, partiamo da lei. Proprio il 2011 è stato dichiarato dall'ONU anno internazionale della frutta e della verdura. Noi adulti sappiamo bene, chi più chi meno, che il consumo di questi alimenti è fondamentale, ma la consapevolezza nei giovani, secondo lei, invece, a che punto è? Ma guardi, io penso di essere un osservatorio privilegiato per due aspetti. Primo, perché sono padre di una famiglia numerosa, avendo cinque figli, tutti in età appunto scolastica, e poi anche perché mi sento appartenere al mondo agricolo, in quanto gestisco da anni l'azienda di famiglia dove produciamo. Allora, questo è un tema sicuramente molto importante, che ha una valenza, leggendo un po' quelle che sono state le note a questo importante riconoscimento per l'anno 2021, va a toccare due aspetti. La prima è quella relativa al mangiare sano, la seconda è sicuramente anche relativa a riconoscere e a dare delle opportunità di sostegno a quello che è un settore che purtroppo, ahimè, ha il compito di sfamare una popolazione che è sempre più in crescita.
e anche la necessità però di poter entrare in quelle che sono fonti di reddito di sostenimento degne appunto di quella che è questa attività appunto tornante. A che punto siamo? Siamo secondo me a un punto in cui solo il fatto che qualcuno debba preoccuparsi di dedicare un anno al consumo della frutta e della verdura ci fa capire qual è veramente il problema. Il problema nasce soprattutto dai giovani, giovani che purtroppo sono attratti da tutta un'altra serie di fattori, basta pensare a quelli che sono, adesso non si possono fare come commerciali, ma penso che ormai parlare di McDonald's identifica non una società, ma bensì un modo di alimentarsi. Vedo che già il dottor Pavanti esce un po' di fumo dalla quindi diciamo questo modo appunto moderno, mentre si dovrebbero riscoprire un po' quelli che sono i sapori e le tradizioni e soprattutto le grandi qualità che possono avere soprattutto per i giovani. Io ripeto, un po' nell'agricola faccio fatica alle mie figlie far capire quanto bene fare, quanto piacevole è andare sotto un albero di pesca, noi abbiamo pesche, abbiamo i fichi, abbiamo le prugne, andare ad assaggiare quello che è appunto un frutto o raccogliere dall'orto la verdura. Però questo purtroppo cosa comporta? Comporta che bisogna mettersi un paio di scarpe, che quando la prendi non è pulita, che magari non è il colore come ce la propongono appunto alla grande istituzione o anche dei negozi specializzati. Per cui è un aspetto proprio di far trasmettere anche ai nostri figli la consapevolezza e anche, diciamo, questa buona prassi per chi può come me, per chi invece abita magari in città, portare i figli dove c'è appunto la frutta e la verdura. Altro aspetto importante è riconoscere anche un ruolo e far conoscere ai giovani uno degli assi si basa questa campagna, è proprio la promozione, la sensibilizzazione, far capire però che la frutta e la verdura hanno una stagionalità. Noi ricordiamoci che fa bene la frutta e la verdura, ma fa bene se oggi viene raccolta e consumata nella stagionalità. Ricercare le fragole a gennaio-febbraio, penso che faccia meglio non mangiare le fragole. Ecco, per carità, è vero che ormai si produce sotto serra, perché pomodori, vedo il sindaco Catania, i pomodori di Tacchino, ormai sono un prodotto che si ha, penso, 10-12 mesi all'anno, però insomma un po' di sana e ritorno, informazione non solo sulle qualità degli alimenti, ma anche da dove derivano, sul mondo contadino, farebbe bene insomma ai nostri giovani. Giovani che purtroppo, ahimè, non hanno questa attenzione. Molto però deriva dal comportamento dei genitori, e qua dobbiamo essere di esempio. Ecco, quindi mi dà l'assist per la domanda al dottor Pavan. Perché è importante che la corretta alimentazione, come sta accadendo sempre più spesso, arrivi anche a scuola? Perché bisogna parlarne tra i banchi di scuola? Beh, la corretta alimentazione è un'arma potentissima per la salute. Noi dobbiamo tenere presente che l'obesità e il sovrappeso non sono condizioni estetiche, ma sono vere e proprie malattie, e sono malattie che partono fin dall'infanzia. Anzi, noi dobbiamo ricordarci sempre che in Italia non siamo fra i paesi con il maggior numero di obesi o sovrappesi, ma abbiamo i bambini più grassi d'Europa. Questo in prospettiva ci pone davanti uno scenario molto preoccupante per il futuro. Oltre a questo, diciamo che le abitudini alimentari nascono soprattutto all'interno della famiglia, e quindi molto spesso se il papà è sovrappeso o obeso, poi vediamo anche i figli sono obesi e sovrappesi, non per un aspetto genetico, ma perché in quella famiglia si mangia in un certo modo. E la scuola rappresenta una palestra irrinunciabile per imparare e correggere le abitudini alimentari, anche perché molte volte i nostri ragazzi tendono a non ascoltare quello che si dice in famiglia, ma a vedere cosa fanno i loro compagni, prendono per imitazione, a vedere cosa fa la maestra. Quindi voi capite che agire sulla ristorazione scolastica è un momento irrinunciabile per ottenere un forte guadagno in salute per il futuro delle singole persone, ma anche della collettività. Vorrei solo ricordare che moltissimi dei morti di Covid lo sono perché erano obesi o sovrappesi.
E quindi questa condizione pone anche un rischio notevole di fronte a questo problema della pandemia che abbiamo. Quindi è sicuramente un argomento su cui non possiamo far finta di non sentirlo o di non impegnarci. E i comuni hanno in mano la leva per gestire la ristorazione scolastica, che non deve essere vista solo per l'aspetto igienico-sanitario. Io dico sempre che sono un igienista pentito, nel senso che ormai oggi nessuno muore più di salmonella o di infezioni alimentari, ma oggi si muore di sovrappeso, di obesità, e le abitudini alimentari corrette devono essere apprese fin dall'inizio e mantenute nel tempo e rinforzate negli anni. Ecco, abbiamo ancora un minutino, per cui le chiedo, prima di passare la parola al sindaco, ma la scuola è importante, si fa abbastanza a scuola, bisognerebbe potenziare? Stanno partendo molti progetti, non basta mai, mi viene da dire forse. Allora, a me sembra che negli ultimi anni si dà molta attenzione all'aspetto della sicurezza alimentare, adesso all'aspetto del problema del contagio del Covid, mentre si trascura il ruolo educativo per quanto riguarda la nutrizione. Prima, parlando con Alberto, si diceva anche di come molte gare d'appalto oggi vengono fatte al massimo ribasso e come nelle gare d'appalto non si mettano in evidenza aspetti che potrebbero tornare utili ai comuni per le attività di educazione alimentare dei giovani. Fare educazione alimentare costa, e quindi dire per esempio in un appalto alle aziende: proponetemi dei progetti educativi da fare in partner con le aziende sanitarie e con la scuola, potrebbe essere un benefit che ha un valore aggiunto notevole e che qualifica l'azienda che lo propone. È chiaro che però questo non si può fare con aziende che vanno al minimo ribasso. Allora, questo è un aspetto molto importante. Un altro aspetto molto importante è la qualità strutturale dei refettori, perché molto spesso i nostri refettori sono molto rumorosi. Si registrano anche 80-85 decibel all'interno di un refettorio, e tutti voi vi rendete conto come mangiare in un ambiente molto rumoroso non ci permetta di comunicare, di fare educazione, relazione tra gli studenti, e gli insegnanti, ma ci faccia anche apprezzare male il cibo. Per cui proporre, per esempio, alle aziende degli interventi di insonorizzazione con pannelli di sughero o altro dei refettori potrebbe essere un'altra buona strategia. E infine ci sono dei progetti che si possono fare a costo relativamente basso, ma molto interessanti. Se poi, adesso non voglio rubare tempo ai miei colleghi qua, ma io vi posso far vedere un video di un progetto che abbiamo portato avanti per molti anni nella provincia di Padova, che era Buono come il pane, ed era un progetto che era rivolto a far sostituire le merendine con il vecchio panino. Ecco, questo potrebbe essere una cosa che si fa partner fra azienda di ristorazione, comune e scuola e azienda sanitaria, e questo potrebbe portare dei benefici notevoli. È chiaro che è un terreno che va coltivato, per stare in una metafora agricola, perché se noi non lo coltiviamo non raccoglieremo frutti, e anzi attualmente la situazione è molto preoccupante. Sindaco, io giro a lei semplicemente l'osservazione che ha appena fatto il dottor Pavan, perché la chiama in causa in quanto sindaco direttamente. Quello che dice immagino che sia assolutamente vero e fattibile. Il vostro comune come si sta regolando su questo fronte? Intanto oggi devo dire che è il primo giorno di scuola con la mensa. Io più tardi, appena chiudo, andrò ad assaggiare. Chiedo a Soldà di togliere l'audio perché si sente un rimbombo. Quindi dicevo, appena finiamo andrò a constatare di persona, mangiando con i bambini, quello che oggi hanno preparato di buono a mensa. Devo dire che da qualche anno, come comune, stiamo portando avanti un progetto sperimentale che in realtà coinvolge il comune, coinvolge l'istituzione scolastica e soprattutto coinvolge i genitori, che si sono costituiti in comitato mensa, per cui il comune mette a disposizione il personale, i locali, l'istituzione scolastica ovviamente dà supporto, e i genitori di fatto fanno gli acquisti dei prodotti alimentari. Quindi questo progetto sperimentale che stiamo portando avanti, che coinvolge circa 400 bambini che hanno a che fare con la mensa scolastica, sta producendo due risultati. Uno sul piano economico, perché abbiamo un costo della mensa molto più basso rispetto a quello che
il costo classico per pasto, e due sul piano della qualità, perché di fatto i genitori fanno quell'azione di controllo sulla qualità dei prodotti che vengono acquistati, e soprattutto si va molto sulla stagionalità dei prodotti. Quindi è un progetto che sta dando grandi risultati e ci sta aiutando sotto questo profilo, proprio in un'azione di educazione alimentare all'interno della scuola. Inoltre quest'anno inizieremo un secondo progetto sperimentale che riguarda invece la lotta contro lo spreco alimentare, quindi un'azione di educazione anche in questa direzione. Lo stiamo facendo insieme al nostro amico, un cuoco australiano che ha lavorato per tanti anni nella scuola di Jimmy Oliver in Inghilterra, che è colui che di fatto sta facendo la lotta contro le multinazionali. Poco fa Alberto parlava di McDonald's, ecco, è quello che ha fatto condannare McDonald's per l'uso di cibo spazzatura sostanzialmente. E quindi assieme a questo nostro amico che stiamo coinvolgendo, questo cuoco che stiamo coinvolgendo nell'attività di rigenerazione urbana all'interno di Lusso Meli, con lui faremo queste attività con la sua Good Kitchen, che è una scuola di cucina solidale che ha aperto a Lusso Meli. Faremo questa attività di educazione all'interno della scuola, proprio per la lotta agli sprechi alimentari, atteso che le tonnellate di cibo che vengono sprecate, soprattutto in Europa, sono davvero indicibili da questo punto di vista, e quindi necessitano di un'azione continua. Quindi due progetti sperimentali, uno sul fronte della qualità del cibo a scuola e l'altro sul fronte della lotta allo spreco. Direttore Soldato, non è lei per chiederle. Sì, c'è l'audio, sì. Torno a parlare lei per chiederle, abbiamo parlato dei ragazzi, sento un eco, scusate qualcuno. Abbiamo parlato dei giovani, abbiamo parlato dell'importanza di spiegargli la corretta alimentazione, però si è anche detto che se un genitore mangia male, il figlio mangerà male a casa. Quindi lei ha fatto il suo esempio del suo impegno personale con i suoi figli, ma le famiglie fanno abbastanza, secondo lei? Secondo me le famiglie fanno quello che possono anche fare, nel senso che oggi non pensiamo che la famiglia, ha tutta una serie di incombenze verso i figli. Pensiamo, insomma, alla mamma che lavora, alla mamma che ha l'esigenza di arrivare a casa tardi la sera, che ha bisogno di fare presto, appunto, a cucinare, per cui, ripeto, purtroppo viviamo in una società, in un ambiente, a un ritmo che è anche fatica, però l'impegno deve esserci un impegno di tutti. Mi piace la frase, ma è anche vero quello che diceva prima il dottor Pavan, purtroppo i genitori grassi molte volte hanno figli molto grassi. Significa cosa? Significa delle, diciamo, alimentazioni scorrette. Genitori che mangiano frutta, almeno io faccio parte, insomma, di una generazione, di un'area geografica dove a casa, fortunatamente, un piccolo orto con tutte le difficoltà che ci sono, nel senso che è fatica poter avere molto, ma al limite si limita a una, due, tre culture proprio per avere la gioia e il gusto, e è facile che i figli, appunto, seguano appunto queste robe. Ci vuole la tendenza. Oggi una cosa che per esempio si nota è come magari nelle grandi città a modo di intermezzo di ristorazione vengono offerti quei bicchieri della frutta fresca tagliata magari a pezzi, che magari può diventare anche un momento, dovrebbe diventare una moda. Purtroppo bisognerebbe avere la forza di far diventare il consumo della frutta o della verdura un qualche cosa di moda. Questo può essere anche investimento che si va a fare, sostituire le merendine con della frutta sarebbe, da un punto di vista, diciamo, sicuramente di qualità. Pensiamo però anche alla comodità.
oggi, come oggi, portarsi a scuola una mela o portarsi a scuola una pesca, pensiamo ai bambini che prendono, se la devono mangiare, poi c'è a monte una problematica, la frutta andrebbe mangiata con la buccia, perché nella buccia oggi troviamo tutta una serie di sostanze, di elementi nutritivi importanti. La possiamo mangiare sulla buccia se abbiamo alle spalle dei coltivatori, adesso io non entro nel campo biologico, non biologico, io ho sposato tanti anni fa un'altra tesi che non tanto il biologico, non biologico, era residuo zero, cioè oggi dobbiamo essere certi che quello che mangiamo non ha residui, per cui anzi potremmo dire che un frutto residuo zero rispetto a un frutto biologico potrebbe presentare delle caratteristiche migliori e far per certi aspetti anche meglio. Per cui deve esserci, i bambini sono l'anello finale, a monte già tanto si fa in agricoltura per spingere e lo fa anche, devo dire, la grande distribuzione stessa, perché noi a volte attacchiamo sempre la grande distribuzione. Io ho degli esempi, per esempio, perché ho degli allevamenti che sono affittati a un allevatore che produce per la grande distribuzione. Se io guardo il livello di controllo e attenzione che c'è, penso che insomma la grande distribuzione possa oggi per certi marchi essere anche garanzia di, diciamo, sicuramente sicurezza alimentare in termini di utilizzo di prodotti che fanno, che sono dannosi. Per cui, ripeto, se vogliamo che i nostri figli mangino e sostituiscono le merendine alla la frutta o il panino, ecco, secondo me verrebbe bene, soprattutto alle nostre donne, il panino che pane e salame, sono convinto che tanti bambini delle nostre donne lo mangerebbero appunto, ecco, volentieri. Dobbiamo però pensare anche appunto alla comunità, agli spazi scolastici. Comunque dobbiamo impegnarci noi come genitori ad essere appunto ad esempio su questo. Ecco, dottor Pavan, abbiamo pochi minuti ancora insieme, quindi le chiedo di fare una pennellata, così diciamo, di informazioni. Però quale potrebbe essere la colazione e la merenda più adatta in quest'ottica per dei bambini che poi consumano molte energie, quindi anche molte calorie? Quali indicazioni possiamo dare agli adulti, ma sia genitori sia insegnanti che ci seguono? Allora dobbiamo tenere presente che per una buona alimentazione sarebbero necessarie almeno 3 porzioni di frutta al giorno. Una porzione di frutta sono circa 2 etti con la buccia, quindi 6 etti di frutta al giorno, che non è poca cosa, e 2 porzioni di verdura, e una porzione di verdura è 2,250, quindi circa 500 grammi di verdura. Per quanto riguarda quando assumere la frutta, diciamo che ci sono delle leggende metropolitane in giro, tipo lontano dai pasti, a fine pasto, non va bene, va bene sempre. Però ecco che allora, nell'ottica di raggiungere le tre porzioni al giorno, una merenda con la frutta diventa molto molto importante. Così come la colazione potrebbe essere una colazione tipicamente all'italiana, quindi con latte, che è molto importante per l'accrescimento dei ragazzi, soprattutto per la formazione del picco di massa ossea, lo yogurt, che è molto importante per la formazione del microbiota. La nostra pancia ha circa 1,5 miliardi di batteri, tantissimi, ed è molto importante per tutto il corpo. Si dice parlare alla pancia della gente, si dice ragionare di pancia, perché la pancia è un secondo cervello ed è collegato al cervello. E ecco che noi dobbiamo nutrire il microbiota che viene alterato dal cibo spazzatura che dicevamo prima. Se noi prendiamo molti zuccheri semplici e molte merendine, abbiamo un deterioramento del microbiota. Quindi ecco, lo yogurt e la frutta a colazione, per esempio lo yogurt e piccoli frutti di bosco, o solo lo yogurt con un po' di miele, il pane e marmellata, il latte, i biscotti. Questo può essere una buona colazione. E poi la merenda potrebbe essere o il panino, diceva Alberto, col salame, insomma, magari col prosciutto crudo di Montagnana. Col prosciutto crudo di Montagnana è meglio, col prosciutto cotto di qualità. Oppure anche un frutto, tutti e due. Ecco, dobbiamo rifuggire, diciamo, da quei cibi ultraprocessati, molto lavorati. Adesso non c'è tempo, ma se voi digitate il mio nome, Pierpaolo Pavan, su Google, e guardate Brioche Report, vedete che io mi scaglio contro la brioche, perché la brioche è piena di grassi della peggior specie. Non c'è l'olio extravergine d'oliva, ma c'è l'olio di palma,
al misto, che sono pericolosissimi per le nostre arterie, è piena di energie vuote ed è piena di zuccheri semplici. Allora, noi dobbiamo lasciare stare il cibo ultraprocessato e tornare a un'alimentazione semplice, sana, salutare, con alimenti naturali. E quindi ecco, yogurt, latte, biscotti, pane e la frutta, che come diceva bene Alberto, può essere anche consumata già preparata, tagliata a pezzi. Non dobbiamo scandalizzarci della banana, che tutti ritengono essere un frutto dannosissimo. La banana va benissimo e quindi una banana può essere pratica da essere messa nello zainetto dei nostri ragazzi. Però, ecco, è molto importante, e poi mi taccio, che gli interventi di offerta di questi alimenti nelle mense, nelle scuole, sia accompagnato, tutto questo sia accompagnato da un intervento educativo, formativo, che sarà fatto sicuramente a insegnanti, ma alle quali deve esserci abbinata anche la presenza di un esperto, che io non ce l'ho con i cuochi o con i naturopati o con gli altri, sono tutte brave persone, lavorano bene, con passione, ma ci vuole anche la presenza di un medico o di un dietologo che porti la voce della scienza su queste cose e che qui dia supporto, perché purtroppo, vedete, su internet c'è di tutto. Ci sono diete le più sbagliate possibili, la gente si informa su internet e noi li vediamo tutti i giorni in ambulatorio, i disastri che poi queste situazioni creano. Quindi c'è bisogno di una collaborazione fra vari enti perché l'intervento sia efficace e continuativo e con modalità un po' innovative, cioè non possiamo limitarci alla solita conferenza vecchio stampo, ma dobbiamo intervenire con giochi, con strategie educative nuove e con l'esperienza. Ecco, adesso non c'è tempo, se non vi facevo vedere qualche video, ma insomma dobbiamo percorrere strade nuove perché questo ci porta a degli importanti risultati per la salute dei nostri figli, che sono il bene più prezioso della comunità. Ecco, ora ha ragione, non c'è tempo, ma ci mandi pure i link che noi li divulghiamo volentieri. Quindi... Ah, io vi mando un paio di video, sì. Okay. Esatto, assolutamente. Allora, Sindaco, abbiamo parlato del prosciutto di Montagnana, dei pomodori, della sua terra, delle eccellenze del territorio. Diciamo che una corretta alimentazione che incrementi il consumo di prodotti sani ha un beneficio sia di salute ma anche economico, perché vuol dire valorizzare le eccellenze e le imprese locali. Questo secondo lei può essere una chiave di lettura importante anche nelle stazioni comunali? Sì, io ritengo di sì. Credo che ha ragione il professore Pavan. Bisogna creare quelle alleanze, quelle sane alleanze che mettono insieme i professionisti, e penso ad esempio ai nutrizionisti ai quali ci affidiamo ogni anno per elaborare la tabella dietetica che poi viene utilizzata appunto per le mense scolastiche, ma cercare di creare quelle alleanze tra i nutrizionisti, tra le imprese del territorio, perché credo che parlare di lenticchie di Villalba piuttosto che dell'olio extravergine di oliva presente nel mio territorio, piuttosto che della frutta, degli ortaggi presenti appunto da noi, possa essere un elemento che certamente porta vantaggio sul piano alimentare ai nostri bambini, ma come dicevi bene all'inizio, che rappresenta anche un vantaggio sul piano economico, quindi beneficio per i nostri agricoltori, quindi è possibile in altri termini cercare di chiudere quella filiera che ovviamente cerca di dare redditività e valore alle aziende produttrici che di solito nella catena della distribuzione dei prodotti è sempre l'anello più debole, quindi provare a mettere insieme tutti questi pezzi con il supporto delle famiglie e delle istituzioni credo che sia un vantaggio per tutto il territorio dal punto di vista alimentare ed economico. Grazie direttore, a lei l'ultima parola, 30 secondi per la conclusione, tiriamo un po' le file di questa interessante certamente chiacchierata. Deve attivare l'audio. Allora, diciamo che sicuramente questo è un tema, noi siamo abituati in questa sede, in questa trasmissione, a parlare di problemi che riguardano gli enti locali, magari quelli più tecnici, quelli più legati alle problematiche, però come diceva giustamente il dottor Pavan, è sicuramente
un tema interessante. Riprendo lo spunto perché noi ci occupiamo di fare gare e veramente oggi la tendenza è quella di andare sul mercato con delle offerte che non vi dico neanche, tendono sempre più a ribassare. Quindi quando si ribassa o si va sulle quantità o si ribassa sulla qualità. È vero anche che oggi ci sono dei parametri perché meno male si ricercano anche alcune condizioni, però è un tema su cui bisogna vigilare. Come consorzio siamo interessati sicuramente, potremmo anche essere interessati a sostenere e a promuovere delle iniziative, non dimentichiamoci che noi occupando oltre 1200 comuni, il tema della messa scolastica in certi periodi è uno dei temi principali perché è legato alla salute dei figli, è legato per i sindaci a consenso o scontento appunto popolare che si riflette sempre nella difficoltà, per cui quello che mi sento di dire adesso magari andremo a vedere anche i link che ha messo il dottor Palà, quello che Giorgia potremmo anche pensare come consorzio di fare qualcosa per aiutare a promuovere e sensibilizzare anche magari in occasione del 2021 considerato anno qualcosa che possa aiutare con del materiale o qualcosa o una campagna per supportare i nostri sindaci nell'introdurre all'interno delle scuole una attività di promozione per arrivare a perseguire questo scopo importante che darebbe salute, darebbe vantaggio agli agricoltori. Si diceva prima, il problema della frutta e della verdura è uno spreco, cioè qua parliamo di fresco. Io frequento spesso la Sicilia, mi ricordo in anni la strada che da Catania dalla Montagnano, le quantità e gli ammassi di arance che si vedevano per le strade, ecco, per cui come viene là per le arance, vedono i pomodori, eccetera. Per cui mi sento di dire, perseguiamo queste finalità che si è data la FAO per il 2021 e cerchiamo di fare qualcosa di concreto, lo spirito del consorzio, concretezza e qualche strumento a supporto dei nostri sindaci. Volentieri, metteremo in campo e le comunicheremo assolutamente ai nostri soci, allora benvengano questi momenti di approfondimento che poi portano anche a azioni concrete, sono assolutamente d'accordo. Io ringrazio il direttore Alberto Soldare del Consorzio CEM per essere stato con noi, ringrazio il dottor Pierpaolo Pavan, direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Ulsotto e professore a contratto dell'Università di Padova, grazie. Grazie a voi. E ringrazio il sindaco di Mussumeli, Giuseppe Catania, grazie. Grazie a voi. Ringraziarvi ulteriormente, do appuntamento a tutti alla prossima puntata di 12.30 CEV. A presto. Fatto, finito. Un po' in ritardo, dottor Pavan, mi perdoni. No, ma bene. Ci stiamo. Bene.